Ho il piacere di presentarvi Patrizia. Vuoi raccontarci qualcosa di te? Ciao, io sono Patrizia, vivo a Milano, faccio la commerciante. Come stavi prima di iniziare il percorso? Ho conosciuto Patrizia qualche anno fa, abbiamo iniziato a fare un percorso, ci sono stati tanti miglioramenti, ero dedita solo al lavoro e famiglia. Con Patrizia ho scoperto che c'è anche qualcos'altro, per cui esistiamo anche noi come persone e dovremmo iniziare un attimino ad amarci. Ho iniziato a seguirla nelle dirette, poi a partecipare al live, a fare un intensivo e da lì mi si è aperto un mondo. Ho iniziato a partecipare al Vita Straordinaria. In quel periodo non è che avevo grossissimi problemi, ma mi sentivo un po' vuota, mi sentivo un po' spenta e mi sentivo che ci sarebbe stato dell'altro, avrei dovuto imparare qualcos'altro. Sentire che la vita non è solo quella dove ero in quel momento, ma non la conoscevo, non conoscevo altre cose. Mi sentivo spenta e mi sentivo bloccata, mi sentivo sofferente, inutile. Io uso il termine apatica, apatica vuol dire proprio spento. Era come se la vita era solo vita lavorativa e non avevo un futuro davanti, morta. Questo termine è giusto, mi sentivo morta, mi sentivo diversa dalle altre persone, non realizzata, mi facevo un sacco di sensi di colpa, ero un giudice tremendo su me stessa, per cui doveva essere tutto perfetto e se le cose non erano perfette non andavano bene e naturalmente le cose non erano mai perfette e di conseguenza stavo male. Avevo spesso crisi d'ansia, soprattutto per il lavoro, in alcune situazioni proprio avevo la sudorazione alle mani. Il plesso solare che si faceva sentire, il blocco allo stomaco. Quali sono i risultati che hai già ottenuto? Perché Patrizia non ha terminato il percorso, si trova al quarto mese, più o meno a metà del quarto mese. Risultati ne ho ottenuti tanti. Adesso mi sento particolarmente serena. Ho lavorato tanto e ho superato alcuni limiti, o perlomeno, magari non sono superati. Però li riconosco e mi viene anche spontaneo tutte le volte che mi capita un problema di utilizzare l'espansione. E in più il problema non lo vedo più come prima. Ho imparato a lasciare andare e ad espandere. Magari nel momento immediato il problema non si risolve, ma dopo 10 minuti è già cambiato. E allora poi mi dico, ah, però allora funziona. E queste cose mi succedono un po' in tutte le aree, per cui dall'area affettiva all'area lavorativa e riesco ad avere anche un rapporto molto più sereno sia con i miei collaboratori che con i clienti. E poi se capita il problema lo lascio andare, non mi do più la colpa come facevo prima, che qualsiasi cosa era colpa mia, ma questo era il mio giudice che diceva questo. Ho imparato un po' ad amarmi, cosa che non facevo. Ho imparato ad ascoltarmi e anche questo facevo fatica prima. Adesso riesco ad ascoltarmi e a volte rimango stupita di quello che dice il mio corpo. È una cosa che ho scoperto nel cammino ed è molto bella. Ti senti proprio, dici, sono io. Non riuscivo a capirla questa cosa qua. Devi proprio sentirla dentro. Quando ci siamo conosciute, tu mi dicevi praticamente che lavoravi solo, eri un po' schiava del tuo lavoro. A quel livello lì è cambiato qualcosa? È cambiato tantissimo. Non mi sento più schiava del mio lavoro. Riesco a fare magari anche molto di più di prima con una serenità incredibile e non mi faccio più prendere dalle urgenze, dalle scadenze, tanto ce la faccio lo stesso. Prima perdevo anche più tempo, cioè la tensione mi portava anche a non essere concentrata. Invece adesso è tutto più fluido, se poi la cosa non riesco a farla oggi, la faccio domani, tanto non muore nessuno. Ho stabilito questo e di questo mi sono convinta, cosa che prima invece cadeva al mondo se io non facevo questa cosa qua. Ci sono nella tua vita di tutti i giorni delle differenze in merito a come vivi le varie tematiche della tua vita, le varie situazioni? Come ho detto, io sono quasi sempre al lavoro, poi arrivo a casa e ho una figlia. Con la figlia ho una vita molto colorata e abbiamo un modo di vedere le cose completamente diverso. Prima avevo tanti, tanti conflitti, litigavamo sempre, 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 sempre. Adesso è cambiato tutto. Cioè, mia figlia è sempre quella, però basta, lascio andare tutto questo, per cui proprio vivo una situazione diversa.
E anche a lei è cambiata. Se prima io mi rinchiudevo nella mia camera per staccarmi da lei e per magari vedermi una diretta, lei adesso sa benissimo che io lunedì sera ho la diretta e nessuno mi disturba. Anzi, mi fa anche da mangiare a volte. E in merito a prenderti i tuoi spazi, come funziona? Tutto uguale a prima o c'è qualche differenza? No, sto iniziando a prendermi i miei spazi. Infatti, se prima uscivo dal negozio anche alle 9 di sera, adesso abbiamo anticipato alle 7. Quasi tutti i giorni faccio la pausa pranzo e vado a casa a mangiare, cosa che prima non facevo. E in più mi prendo proprio i miei spazi la sera in casa tranquilla per leggermi, per guardare qualcosa che mi interessa. E poi, dato che io ho il compagno che è a 300 km, riusciamo a prenderci i nostri spazi per stare insieme il weekend. Cosa significano per te questi risultati? Significa vivere, significa apprezzare le cose, ascoltare in maniera diversa, in maniera più serena, ma apprezzare anche le cose che hai intorno, cioè non dare per scontato tutto. Ho imparato anche a festeggiare, cosa che prima non facevo. Ma ad esempio, sabato sera era tantissimo tempo che io non vedevo una mia amica, tra l'altro ex collega di lavoro. Abbiamo organizzato, ci siamo incontrate e se prima poteva essere scontato il fatto di avere una persona in casa, un'amica così, invece siamo state proprio contente, stavamo bene e ci siamo scolate anche mezza bottiglia di vino, per cui tanto per. Ma ci siamo mangiati i pasticcini, meglio di così non potevamo. La domenica pomeriggio è venuta sempre una mia amica con sua mamma a casa di mia mamma per fargli vedere il giardino e anche lì tavolata con una miriade di pasticcini. C'era questa condivisione che magari prima capitavano queste giornate, però erano un po' noiose, non avevi niente da dire. Qua invece sono state conversazioni colorate. Quindi riesci a goderti di più la vita a partire dalle La vita piccole cose. normale, esatto. Cosa che io all'inizio, quando si parlava di vita straordinaria, io avevo un po' un'idea, perché ragionavo con la testa, non con il cuore. Vita straordinaria cos'è? Essere ricchi e famosi. La villa a Honolulu piuttosto che, boh, ho detto, io non so se arriverò mai, ma poi non mi interessa neanche, no? Per un po' dicevo vita straordinaria, ma quello che sto facendo io è una vita straordinaria? E poi mi sono resa conto di sì, dalle piccole cose che faccio. E le vivo in maniera diversa, perché quando stai bene, comunque è vita straordinaria. Sì, soprattutto la vita straordinaria per te e la tua vita È straordinaria. la mia vita straordinaria, cioè ognuno ha la propria vita, cioè chi ha un obiettivo, chi ne ha un altro. Per me la vita straordinaria è cominciare a stare bene, poi ovvio inserire, io ho già inserito delle cose, degli obiettivi che in futuro realizzo, perché sicuramente li realizzerò, ma ho iniziato ad apprezzare quello che ho oggi, per poi inserire l'obiettivo che si manifesterà in futuro. Non sono partita dall'obiettivo, sono partita prima dallo star bene io. Anche perché è l'unico modo in cui ha senso vivere, perché altrimenti si tratta di posticipare a un futuro, ma tutta la Forse. strada te la perdi invece in questo modo in cui stai vivendo, che è un modo sano, ti stai godendo il presente, anche perché il tempo in cui noi siamo vivi è il presente, non è un futuro chissà quando. C'è qualcos'altro che vuoi segnalarci, qualche traguardo che hai raggiunto? Per me un traguardo già il fatto di svegliarmi la mattina e non avere nessun pensiero negativo, anzi, io sto bene, cioè mi alzo e sto bene, vado a letto e sono tranquilla, cioè per me è già un grande traguardo, io non ho pensieri, l'unico pensiero è ho questo tempo perché prima di uscire voglio fare la meditazione, ma non ho, mamma mia, adesso mi alzo, fa no, sono serenissima e la sera quando vado a letto mi abbraccio il mio cuscino e sono serena. E questo mi sembra un buon traguardo. Un traguardo immenso, non buono, Patrizia. Ti Senza avere nessun tipo di pensiero. chiedo ancora questo: cosa pensi che potrà comportare tutto questo per te nel futuro? Non voglio crearmi aspettative. Io voglio lasciare fluire. Io sento che ci sono dei progetti che arriveranno, cose nuove. Se immagino, perdo. È come se dovessi trovare qualcosa. Non lo so che cosa. Qualcosa di bello arriva. Sono aperta a tutto. So che arriverà qualcosa, questo sì. Questo è un modo molto bello per vivere, anche perché ti porta, mi sembra, una grande serenità. E noi alla fine quello che vogliamo non è la casa, il viaggio, ma è quello che tu stai già vivendo adesso. Soprattutto in questo periodo storico, io sto vivendo veramente bene rispetto a tante persone. Sono dentro e non sono dentro. Non vivo il trauma, sono serena, no? E so che c'è un progetto futuro che arriva. Ti ringrazio veramente tanto per la tua condivisione, perché molte persone riceveranno un aiuto da parte tua, perché tu hai reso chiaro.
che questo è possibile e non siamo neanche a metà. Appunto. Io ringrazio tantissimo te, perché poi l'artefice di tutto sei te. No, l'artefice di tutto sei te. Io sono l'accompagnatrice, la persona che magari ti fa vedere alcune cose, ma sei tu che fai la magia, perché ovviamente io da sola posso fare tutto quello che voglio, ma se tu non sei pronta a fare la trasformazione, non ti metti in gioco, io non posso farlo da sola. Bene, grazie mille a tutti quelli che ci hanno guardato e grazie. Al prossimo video. Ciao! Ciao!